Oggi super unboxing di Stationery Pal. Molto elegante questa scatola, poi penso che la terrò perché mi piace molto. Cominciamo. A parte che c'è questo pluriball tutte le volte con i cuoricini che mi fa impazzire, mi piace un sacco. Poi un po' di pagliette e di lustrini. E già quando si parte che ci sono delle borse dentro mi piace un sacco. Questa nella fattispecie è una borsetta rosa, molto carina. Vabbè, la borsetta ve la faccio vedere dopo quando tolgo la scatola da sotto. Comincio a tirar fuori tutto dalla scatola e poi vi faccio vedere tutte le cose una per una. Allora, iniziamo con questi gadget troppo carini che mettono sempre nei pacchi. Quelle sono spillettine per personalizzare borse e zaini, sono perfette. Questo è troppo carino, che è questo un portachiavi astronauta. È veramente carino questo qua. Un'altra spillettina. Elastico per capelli. Che carino. Questo qua non so bene, sarà tipo una collana o braccialetto. Ah no, questi qua mi sa che è un altro elastico per capelli. Però sono stracarini secondo me anche come braccialetti. Tanto sono elasticizzati, ma che belli. Dai, carini, estivi. Passiamo ai washi tape. Come sapete io ho la passione per i washi tape. E in particolare mi piacciono molto quelli a quadretti. Bello questo. Allora, ce ne sono due a tinta unita, uno verde e uno bordeaux. Questo qua a quadretti, gialli arancioni. E poi questo che ha i quadretti arcobaleno, forte. Questi penso che siano tutti larghi tipo 1,5 cm. Come sapete sono anche abbastanza fissata con i segnalibri. E questo è un segnalibro arcobaleno. Troppo carino anche questo. Questo invece è un portacavi, quindi si infilano i cavi qua in mezzo e soprattutto se ne abbiamo tanti, per esempio sulla scrivania, permette di tenerli tutti belli ordinati e divisi uno dall'altro, mentre a me invece si attorcigliano sempre. Qua dentro sinceramente non so cosa possa esserci perché non me lo ricordo. Vediamo. Ah, fantastico! Questo qua è un porta washi tape e la cosa fantastica si fa così. Si può girare perché la zegrinatura è doppia, cioè più grossa e più fine. Quindi basta togliere l'aggeggino qua con la zegrinatura e girarlo per cambiare tipo di taglio, ecco. Ok, vediamo un po'. Tac, troppo comodo. No, vabbè. Guardate che bello. Questa è una gomma super fine, troppo comoda. Se magari avete un astuccio in borsa, un astuccio piccolino dove mettere giusto una matita, una penna e una gomma. Le gomme di solito sono quelle che portano sempre via più spazio. Questa qua ultra piatta mi piaceva, mi sembrava molto utile. Insieme alla gomma ho preso anche questo, che è un evidenziatore rosso. Ah, che poi ha doppia punta. Quindi fa da una parte pennarello e dall'altra evidenziatore. Bene, sono molto contenta. Oh, ma che bello, non mi ero accorta. Fra i gadget mi hanno mandato anche questo, che è il pop socket. Io uso molto pop socket perché sono molto più comoda a tenere il cellulare. Troppo carino. Forte. Ho preso altre due di queste cassettine. Ne avevo già prese due, una rosa e una color panna più o meno. Queste qua sono mini cassettine, troppo carine. Si montano a incastro. E poi sono impilabili una sull'altra, perché grazie a questi pirulini qua che hanno si possono incastrare una sull'altra e stanno ferme così che non si muovono. Vediamo questo che è un goniometro speciale. Qua secondo lui si possono fare tutte queste forme, poi bisognerebbe capire come esattamente. Comunque la particolarità è che gira. Vedete, qua ci sono dei puntini, si infila la punta della penna e si fanno i cerchi. Qua ci sono altri cerchi, diametro 16, diametro 18, 10, 12, 8, 14 e 6. E poi ci sono anche questi ovali e queste linee graduate. Questi invece sono due quaderni, sono praticamente uguali. Interno. Si può usare come agenda giornaliera. Vedete, qua c'è lo spazio per metterci la data, le cose importanti, la lista di cose da fare, un piccolo spazio per i memo e una tabella con gli orari. Dopo i quaderni vediamo anche questa agendina zodiaco.
Mi sembra di aver capito che in questi ultimi mesi vada di moda lo zodiaco, le costellazioni, eccetera. Vediamo. Un'agenda perpetua. Uno ci segna l'anno, ci segna i giorni e quindi metà è agenda e metà è a quadretti per prendere appunti. Questa però è tascabile da borsetta, quindi va benissimo se siete abituati a portarvi l'agenda in giro. Passiamo agli astucci. Non so come funziona per voi. Io praticamente di astucci non ne ho mai abbastanza. Ho sempre bisogno di qualche astuccio per qualcosa di nuovo. Questo è forte perché ha la classica apertura sopra con due tasche dentro e poi anche un'apertura frontale con questa taschina con la rete, spazio magari per mettere delle penne, ok? Molto comodo. Io questo lo userò in borsa per tenere quelle cose che in borsa si perdono praticamente sempre, tipo le chiavi della macchina, tutte quelle cose un po' piccole che nelle borse grandi poi vanno disperse. Astuccio rettangolare. Anche questo va bene per metterci dentro tipo l'agenda. Se vogliamo portarci dietro un'agenda più una penna, ok, possiamo mettere l'agenda qua. Vi faccio vedere la borsa. Allora, come vedete, ha un fondo piatto, ha questa tasca abbastanza capiente, ha una taschina laterale, comoda secondo me per metterci dentro tipo, non so, fazzoletti di carta, salviettine umidificate, taschina laterale da una parte e anche dall'altra, ha questi bottoncini da entrambe le parti per chiuderla, diciamo per stringerla, ha due taschine interne più una tasca con la cerniera e in più ha chiusura con la zip. Devo dire che anche di questa borsetta sono molto contenta perché è davvero molto carina. Infine arriviamo al set che lascio sempre per ultimo, che è il set con penne e cose varie. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Oh, guarda, un astuccio. Questo astuccio è praticamente uguale a quello che vi ho già fatto vedere prima, rosa. Stickers. Quattro fogli di stickers verdi. Questo set è a tema verde, quindi tutto quello che troviamo dentro sarà verde. Questa è una specie di gomma matita che ha anche una gommina di ricambio. Piccolo block notice. Ah, forte però! Non l'avevo mai visto così. È a righe, ma poi ci sono dei trattini, delle linee verticali tratteggiate che simulano i quadretti. Forte, mamma mia, c'ha un odore orrendo, eh? Però è bello. Toh, dei washi tape verdi. Questi sono sticker in segnapagina. Questi sono post-it. No, forse non sono post-it. Vediamo. Allora, qua non è adesivo e sono adesivi. Sì, però che cavolo, quando uno li tira fuori dalla scatolina in questo modo qua il foglio si rovina, quindi non va bene. Eh no, non va bene no, quindi io penso che poi li tirerò fuori dalla scatola. Non sopporto di vedere la carta stropicciata. Toh, washi tape. Bellissima una clip verde, non ce l'avevo verde. E poi arriviamo alle penne. Allora, questa è una penna Pilot color pastel green 05. Ha un colore proprio chiaro, chiaro, chiaro. Questo è un altro pennarello evidenziatore. Da una parte la punta a pennarello e dall'altra a evidenziatore. Jelly Roll Metallic verde. Questa è una Zebra Sarasa 05. È questa. Mi piace quando le penne gel scrivono bene al primo colpo. Brush Sing Pen della Pentel Light Green. Questa è una penna Muji sempre da 05. Questa invece è una Pentel Energel sempre da 05. Però attenzione perché non è verde ma nera e scrive strabene. Devo dire che sono davvero molto contenta di tutto quello che ho preso su Stationery Pal. Adesso devo solo decidere cosa cominciare a usare prima. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!